Grazie ai segretari comune di Pavia, segretari invece provinciali di CISL e UIL che sono qui questa sera con noi. È un'occasione un po' particolare ed è un'occasione, io credo, l'ho detto prima, di grande rilievo perché cogliendo appunto l'attimo, cioè la presentazione del libro della FLO su Pier Carniti, è un momento in cui io credo che sia anche utile riflettere, parlare sui temi del lavoro, sui temi dello sviluppo, sui temi di uno sviluppo sostenibile, su una provincia di Pavia che fa fatica a ritrovare se stessa. Devo dire che questo argomento l'abbiamo anche, non sto facendo ovviamente campagna elettorale, ma ricordo anche momenti di un recente passato, è stato anche oggetto di riflessioni recentemente appunto durante la campagna elettorale delle regionali, e sono temi che quelli del lavoro, dello sviluppo sostenibile, che non abbandonano mai le nostre riunioni, i nostri confronti, perché non sempre trovano, anzi spesso non trovano risposte. Grazie anche ai sindaci presenti, a tutte le amiche e gli amici che ci hanno raggiunto oggi. Sava Sandir, a Elena Maga, segretaria provinciale generale della CISL, perché mi sembra doveroso considerando il ruolo di Carniti. Grazie. È decisamente un privilegio e un onore, in quanto ci si cominciare a parlare di Pier Carniti. Abbiamo già finito. L'abbiamo finito. Allora, credo che chi è sindacalista vero, serio e appassionato sia debitore nei confronti di Pier Carniti della definizione più bella dell'essere sindacalista, che non è un mestiere come un altro, ma è un modo di condividere la condizione umana, economica e sociale di chi lavora, e chi è sindacalista lo è per sempre. Come omaggio a Pier Carniti, da sempre e per sempre cislino che noi portiamo nel cuore, voglio citare una leggenda che racconta che i vecchi soldati, reduci da tante battaglie, cosparsi di cicatrici per le ferite riportate, anche le ferite dell'anima sono ferite profonde e dolorose, anche se si vedono meno che quelle del corpo, questi vecchi soldati non muoiono mai, scompaiono all'improvviso nella nebbia, ma ritornano da lì quando c'è bisogno di loro. Mi piace pensare che anche Pier Carniti sia parte di questa leggenda, che è scomparso nella nebbia, ma riesce ancora ad essere presente in tutti noi, con la sua lucidità e la sua capacità di essere sindacalista. L'esempio per tutti è la lettera aperta che scrisse il 9 ottobre 2017 a CGIL CISL e UIL, in cui elenca temi cruciali a cui il sindacato dovrebbe prestare la sua massima attenzione e pone l'accento sui problemi che affliggono il nostro paese e i sindacati tutti, molto più acutamente di tanti sindacalisti militanti ed attivi ora. Ha ricordato a tutti il profondo valore sociale del sindacato, anche nel difendere gli ultimi, gli uni, nel creare ponti e non creare barriere. In un tempo in cui l'individualismo sfrenato, l'odio, la violenza, il sonno della ragione producono un frastuono assordante, è secondo Carniti essenziale recuperare il senso di fraternità, di solidarietà, di unione, pena la dissoluzione delle comunità, ma anche pena lo snaturamento della missione del fare ed essere sindacalisti. Pier Carniti, come direbbe Gandhi, non è stato un visionario, ma un idealista pragmatico. Ha portato avanti battaglie sempre per ottenere la giustizia nei confronti delle persone, soprattutto di quelle più deboli. Pier Carniti può vantare un impegno sociale e sindacale di oltre 6 decenni, ma per lui non sarebbe corretto parlare solo in termini di tempo cronologico. Bisogna parlare di un tempo opportuno, di un kairos greco, in cui ha davvero interpretato con la sua passione per il sindacato, per i lavoratori e le lavoratrici, il concetto di fare giustizia insieme, significato della parola sindacato nelle sue origini etimologiche, come ha ben ricordato Papa Francesco nel 2017. Un tempo opportuno che
che ci interroga e ci regala un grande entusiasmo rispetto alla figura di Pier Carniti. Un entusiasmo critico e non apologetico, ancora oggi, nei nostri giorni, in cui ancora fatichiamo ad accettare la sua scomparsa. Per Pier Carniti fare sindacato era un'azione collettiva, non era un sindacalismo di immagine, ma genuino sindacalismo di azione. Non ha mai parlato in termini di io, ma sempre di un noi, di un collettivo plurale impegnato a perseguire ideali sociali. Anche rispetto alla sua carriera nella CISL, ha sempre detto di non volere una CISL diversa, ma insieme a chi ha combattuto le battaglie con lui, voleva una CISL che mettesse in pratica quello che predicava da anni, ad esempio sugli aumenti salariali legati alla produttività, sull'autonomia dei partiti e sull'importanza fondamentale della contrattazione aziendale. Qui sta uno dei cardini dell'originalità dell'esperienza carnitiana, con un'azione sindacale che trascende il limite delle singole vertenze aziendali, ma che acquista un valore autonomo, politico e culturale, pur senza perdere nulla nella concretezza. Temi fondamentali per cui ha combattuto insieme ad altri sono stati, ad esempio, il diritto alla formazione dei lavoratori, che sarà alla base dell'esperienza eccezionale delle 150 ore di diritto allo studio, giustamente definite da Carniti pratica di libertà e processo di liberazione. La mobilitazione dal basso sui temi dell'ambiente, della salute e sicurezza, sui luoghi di lavoro, temi che al tempo erano tanto innovativi quanto indispensabili, viste le condizioni dei lavoratori, ma che rimangono attualissime anche oggi. Il sindacato quindi per Carniti aveva ed ha il dovere di fare politica, non per perdere l'autonomia che per la CISL era e rimane un valore fondamentale, ma per influire sulla società politica nella direzione delle riforme di struttura e sulla base delle rivendicazioni sociali di genere dal basso. Firmare un contratto significa ottenere risultati concreti e misurabili per i lavoratori coinvolti, ma anche un modo per trasformare la società. Così il sindacato si evolve da movimento a istituzione nella società moderna. Secondo Carniti, il sindacato non può rimanere estraneo alle grandi correnti di pensiero, alle idee, alle proposte che si elaborano al fine di una soluzione dei problemi economici e sociali di breve come di lungo periodo. Ed il dialogo rappresenta in questo campo la possibilità e la condizione affinché il sindacato non si isoli, ma diventi forza socialmente viva e stimolatrice dell'azione sociale. Queste parole sono di estrema attualità e per la CISL ancora un faro, perché la CISL ancora oggi si sforza di mantenere un atteggiamento di dialogo più che di rottura ideologica. Un segretario nazionale della categoria a cui appartengo ha detto che un vero sindacalista, un grande leader, dimostra la sua grandezza non solo con le azioni durante il mandato, ma soprattutto con lo stile con cui chiude la propria esperienza sindacale. Credo che Carniti sia stato un grandissimo sindacalista e anche un grandissimo leader, che ha lasciato la segreteria confederale e nel suo discorso, parafrasando San Paolo, ha detto: «Ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede in quello straordinario fatto di solidarietà umana che è il sindacato e che è la CISL». Con queste parole ha lasciato a tutti noi la certezza che ci sarà sempre un tempo opportuno per la speranza, per sognare da svegli, come ricordava spesso Carniti, citando Aristotele,